Sarà una corsa solitaria quella della Lega o c'è ancora possibilità di aprire alle forze del centrodestra e ai civici? Allora, intanto oggi, vista la preziosa presenza di Matteo Salvini, presentiamo il candidato sindaco della Lega. E quindi io accetto questo enorme impegno e questa fiducia che mi è data dalla Lega Nord. Noi stiamo parlando con tante persone, abbiamo tanti tavoli aperti all'interno del centrodestra, con i partiti tradizionali e anche con i civici, perché Parma ha una matrice di civici, di persone che sono interessate alla politica e all'amministrazione della città molto vasta. Quindi ci farebbe piacere trovare un loro accordo e noi ovviamente siamo disponibili e assolutamente lo stiamo cercando, non lo escludiamo, quindi molto di più. La Lega in città non ha mai ottenuto grandi risultati, perché questa volta potrebbe essere diverso? Sì. In città Parma abbiamo avuto una certa dose di sfortuna nelle ultime amministrative. Proviamo a cambiare, si fa una soluzione diversa, si prende un candidato militante, ma non istituzionale, quindi non il segretario di sezione, un segretario rappresentativo della Lega Nord, e proviamo a dare un po' di più dal punto di vista delle soluzioni pratiche rispetto a quello che probabilmente non è stato colto nel passato. E poi abbiamo dalla nostra parte Matteo Salvini che ci viene a dare una mano e che ha promesso di venire spesso a Parma in campagna elettorale, ma anche dopo, ad aiutarci e controllarci C'è già un tema per la campagna elettorale, un punto che anche. Beh, dovrebbe noi subito chiaramente essendo l'attenzione. Lega Nord dobbiamo per forza partire con la sicurezza e a tutti i livelli noi vogliamo che la città sia sicura. Giusto ieri hanno bocciato alla Camera il nostro progetto, il nostro disegno di legge sulla legittima difesa e il 25 aprile saremo a Verona appunto per manifestare contro questo Stato, questo governo in realtà che ci impedisce di difenderci. Quindi la sicurezza è uno degli aspetti su cui noi dobbiamo battagliare, ma per tradizione nostra, insomma, per la nostra DNA, per la nostra indole. E io credo che a Parma ci sia bisogno di sicurezza. È la seconda donna candidata in un'elezione con tanti candidati uomini, che effetto fa? Fra l'altro ci chiamiamo entrambe Laura, quindi speriamo che sia di buon auspicio, insomma. Io non credo nelle quote rosa, ma semplicemente nella possibilità per tutti, tutte, di essere candidate se ci si crede, se si ha un discreto seguito, ecco, perché all'interno anche dei movimenti bisogna avere un certo impegno che venga poi riconosciuto, insomma.